Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Ragazzuoli, oggi facciamo lo showcase di SLLF che ho trovato nella serata perfetta. Se vi siete persi lo scorso video, andate a recuperarlo. Sono contentissimo di aver trovato il nostro amato Cell, che purtroppo ho solo 3 stelle e tra poco arriverà a 4. Però noi ci accontentiamo e vi assicuro che anche a queste stelle riesce a fare cose molto molto carine. Lo giocheremo all'interno dei droids, che penso sia il suo miglior team per quanto riguarda Z-Ability, supporto e Zinc Bench. Gli equipaggiamenti sono corretti, ragazzuoli, andiamo subito in PvP. Allora, siamo contro. Oh, ok, questo è un bel team. Future. Lo vedo molto su Future. Voi dove lo giocate? Fax, tu dove lo giochi, Sello? Questo è il contro. No, domanda di strike. Interessante. Ed eccoci qua, con la combo infinita. Aspetta, next, dai. Prossimo game. Allora, prendiamoci un po' di hit su MVP, va bene. Va bene. Certo, le tasse LVB davvero fanno delle combo che non hanno senso. Cioè, tra uno e l'altro sono combo completamente infinite. Ok. Va bene. Perfetto, combo garantita. Penso di avere l'anticover. Assolutamente sì, andiamo dritti. Che bello che non ci sono gialli nel meta, quindi essendo purple fa come gli pare. Ok, ci piace. Ci piace, andiamo, andiamo. Boom. Ok, va bene. Bellissimo. Mettiamo la main. Mi rifullo il gauge, riprendo anche il caldo speed. E volo. Che è il caldo speed, squadra anti-cover. Le combo, ragazzi, sono stupidissime. Ah, però adesso si fulla questa. Oddio, l'ho preso. Ah, aiuto. Ma posso rushare in realtà, però mette sell se rusho. No, in realtà lascia Trunks perché c'è ancora Endurance. Ora non ce l'ha più. No, no, non ci cado per quel secondo. Potevo pure schivare. Potevo pure schivare, pazzesco uomo. Mamma mia, comunque davvero delle combo allucinanti. MVP la tanki, vero? La tanki, vero? Perché ti ho messo prima. Io ti ho messo prima, ma tu me la devi tankare. Non fare lo stupidino, eh. Non fare lo stupidino, per favore. Mamma mia, quanto ho rischiato. E là. Ok. Ma io a sto punto rusho. No, non posso. Aspetta, aspetta, aspetta. Rushiamo, dai, sti cavoli. Muore Cell sicuramente perché metterà Cell in sacrificio. Ci prendiamo un po' di danni, purtroppo. Però posso schivare, in teoria. Forse non muoio, vediamo. Forse non muoio, forse non muoio. Perché posso schivare. Schivo pugnetti. Vediamo un secondo, aspetta. Ah, io per adesso, vabbè, poi vedo RP più alti, ma io per adesso di gialli davvero pochi. Davvero pochi. Cioè, sicuramente un giallo contro questa lineup è molto forte. Va bene, va benissimo. No, c'ha la. No, a parte c'ha la verde in mano, può anche spaccarmi di ultimate diretto. No, ok. Bellissimo. Aspetta, bromo di lag. Madonna, ragazzi! Ma guardatelo! Combi. Oh, 3 stelle, eh. Oh, 3 stelle, sto video non era male. È allucinante. È allucinante, bro. Il Goat. Raga, 3 stelle, si è soldato un intero Future. Non male. E sarà pure melee, probabile, la ultra. Ah, la so, oddio, scrive la fine game, scrive la fine game, scrive la fine game. Ok. Anticover? No, manca, non manca un puntino. Però mi prende il Vanishing. Forse non devo nemmeno schivare. Troppi danni. Troppi danni. Troppi, 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 troppi danni. Ok. Però questo farà male. Comunque, Purple, Purple, Red. Qua in realtà i Gamma sono molto forti. Non molto forti. Perché è Vegito che rompe, però dopo un doppio Purple possiamo cucinare bene. Qua le combo, raga, sono infinite. Ci posso fare poco. C'è ancora l'anticover? Assolutamente sì. Dobbiamo aspettare. Non c'era più. Vai. Ok.
Via. Adesso lo prendo io tra un secondino proprio. È verde in mano? No. Flash di strike che si vince. No, aspettiamo che mi ha laggato. Vai, 974. Si vince. Abbiamo l'anticover, guys. Sai che, vabbè, non rischiamo la kill perché se switcha per noi prendiamo la kill. Se switcha prendiamo la kill. Forse anche se non switcha. Mio Dio, madonna i danni, ragazzi. Madonna i danni, ragazzi. What a fuck. Ma se troppo l'SM? No, cavolo, peccato. Peccato. Volevo fare drop. Faceva saltino. Godo. Tiro subito l'SM perché sennò si fulla il gauge. Oddio, è morto. Potevo schivare. No, mi devo abituare a sto gauge che mi dà il vanishing, assolutamente. Se lo sfrutti bene è pazzesco. Metto MVP subito perché sennò mi tira il Racing Rush e mi muore MVP. Mente, fai switch Frieza? Eccolo qui. Sì, 3 stelle, guys, davvero la sta cucinando per adesso. Questo che non era così male, purtroppo full blast. Bello. Facciamo così e un altro morto. Mamma mia questo Cell. Mamma mia. Allora Gammazzo Vegito MVP di gamma, belli spammatini mo. Ci piace, mettiamo lui. Ci piace tutto, andiamo dritti. Dai che prendo il gauge. Dammi le carte. Sì, bello. Per me se la ultra sarà blu, Vegito muore del tutto. Proprio grand F. Già troppi blu ci stanno nel meta, manca solo un altro blu top 1, guarda. Ah, è bad. Troppo. La verde me la voglio tenere, però. Ok. No, Alta Blast è qua, è troppo easy da contare. È un matto. Vai. Bella la verde comunque, cos'è d'aria che ti dà campo garantita. Mi fa veramente godere a bestia, mi fa. No, cavolo, anticover. Però manca un puntino al gauge. Ottimo. Ok, posso lasciare, no. Oddio, quasi voglia di tenere la main. Però al gauge non ci arrivo uguale. E poi comunque avrebbe gamma dietro. No, ha messo Vegito, l'ho visto. Ha messo Vegito, ma il bro mi sarà laggato. Mamma mia. Pensavo la rossa con lui della Cerb, c'è le Dino Red, con il Green, se il pullo, senza le manca. Praticamente. Però io. Boh, stavendo un po' hybrid i team così, e manca tutto il giallo. Per me un giallo nel meta non è nemmeno così brutto, Un bel giallo con tanto neutro che vada a scoppiare anche con Kuza sarebbe interessante. Far morire subito Vegito c'ha poco senso. Comunque è buono questa kill su. Su Vegito, questa verde non se l'aspetta mai, infatti va dritto, rimandiamo il gauge e ripartiamo. Che bello che è questo Cell, ragazzi. Quanto è bello. Quante combo, quanti danni, quanta facilità nelle combo grazie alla verde. Che, oh, ragazzi, questi sui gamma comunque sono tanti da gamma, non è che so così squishy, sincero. Vignetti, siamo safe, mettiamo MVP, tiriamo l'altro, mettiamo a intrappare. Non ti ha l'SM, così però mi rompo rompo l'ultimate. No, sti cavoli mi sotto l'altro. E ripartiamo. E ripartiamo, anche le strike in mano, quindi non può mettere MVP. Tra poco riprendo il gauge, tra poco riprendo le carte, tra poco si gode. Spero che mi levo subito le strike di torno. Ok, vai. Ho ripreso anche il vanishing. Mamma mia, ragazzi, ti blast. Cioè, guarda. Che l'SM mi ammazzavo pure, mi sa. Sbagliato. Oddio, un'altra. Che non predicta. E allora qua partiamo con le combo infinite. Ok, tutti i personaggi droid sono tutti personaggi che fanno combo lunghe e sono divertentissimi. Gamma, Cell, bellissimo. Ottimo. Esplodi, bro. Esplodi.
purtroppo. Oddio, in realtà forse ho sbagliato. Potevo lasciare Cell, era meglio. Era meglio. Perché Mummy aveva la prima vita MVP, poi esplode, fa danni a tutti. Che era meglio che ne serve. Never mind. Niente. Ok, sei morto, bro. No, non è vero, non muore mai questo, è immortale. Madonna mia, non muore mai. Questo esplode pure. No, non muore mai. Esplode pure questo bastardo. No, Simone, prima, bro, prima. Pa. Quanto mi fa? Le gamma comunque rompono proprio, ragazzi. Gamma rompono proprio. Ottimo. Scusami. Se non è più il Vanishing, non è semi in mano? Non ci credo. Ma che culo, dai. Ragazzi. Non voglio andare a perdere sta partita a caso, non c'ha senso. No, non volevo tirare SM, me l'ha cliccata dopo, me l'ha cliccata subito instant, avevo vinto il game. Perché si è pescato la carta dietro. Dai. Niente però, il GOAT è sempre il GOAT, c'è poco da fare. Il GOAT è sempre il GOAT. Torna in combo e vai. Cioè in pratica Sella con la sfora fa più danni di MVP. E Cito non penso che vada a morire instant, cioè non c'è senso. E fammi. Ottimo. Ma se droppo qui? Ottimo. Dai, dammi sto gage, capo. Dai, che sfiga. Va bene. Bellissimo, no, bro. Il Vanishing l'ho preso prima, quando ho switchato. No, non laggare così, però. Non laggare così. Vabbè, sti cavoli, almeno c'ho l'antico. Ora andiamo dritti, però. Questo è un lag pesante, eh. Questo è un lag pesante e fastidioso. Bellissimo. Questo è bellissimo, facciamo così. Andiamo a riprendere il gauge. Pure questa mina che ti dà un... E pure questa mina, ragazzi, che vi dà così tanto gauge, non è da sottovalutare, eh. Cioè, è fortissima. Quasi un reroll di carte più anti-cover, in pratica, quella mina ability. No, ultimate, cavolo. Vabbè, sto safe. Pam. Notte Ale. Ma no, Ale, grazie mille, eh. Grazie mille davvero. Notte, bro. Ok. Ah. Allora, niente, qui... ti resta in grasso un problema. No, ok, perfetto, metto MVP. Qui niente, MVP mi serve per tankare Vegito. Cell qua si entra, però fa danni a tutti. Quindi si godicchia. E no, questa non mi fa niente. Questa non mi fa niente. Bam. Vai. No, mamma mia, abbiamo rischiato. Continuiamo così. Oh, è quella meravigliosa verde. Vai, metti Cucuzza? Sì. Ah, perché non posso lasciare? Mi ha rotto le carte, bastardo. L'odio. Ok. Vai. Un po' scontata questa blast. Dai. Bene. Non posso schivare? Perché sto resingrash? Un folle, bro. C'è Gokuza. Ripresa il Vanishing. Perché abbiamo cagato il gauge. Ed è un'altra win con Cell. Che si sola i team. Mamma mia, quanto è bello. È davvero bellissimo. Fa questi danni. No, è quel team con Fat Gokuza e Vegito. Tocca mettere in DP prima. Lo tre. Che so, loccate solo per quelli con PTF. Ovviamente. No. Vabbè, va benissimo, fa niente. Fa niente. Va bene così, bro. Cursi potrebbe non esserlo. Dipende da lei. Ok, andiamo dritti. Allora, qui posso mettere l'MV Pozzo, giusto per continuare la combo, e fare così. Proprio il gauge, bellissimo, facciamo così.
Bam. Che succede? Sta laggando perché lo... Ma questo è matto. Ma questo è mattissimo. Guarda il fatto buco il panino quanto tanca. Mamma mia. Muori. Muori, muori, muori. Secondo me... sì, è morto, è morto, è morto. Senza secondo me è morto. È morto. E ti faccio questa? No, no, non ci credo, non c'ho niente in mano. Non c'ho niente in mano, non like. Questo perché mi ha bloccato la strike e l'SM è rimasta dietro. Bastardone. Oddio, però... No, però ti resi in grasso, che faccio? Metti gamma? Lo lascerei sel giusto per fare i danni e rientrare in combo. Bellissimo. Bellissimo. Mamma mia. Mamma mia. Bellissimo. Che pizzette mi tira questo uomo. LF, 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 la chiudiamo in bellezza, non l'ho mai vista. Boom. Ragazzuoli, Cell LF ha superato ogni mia aspettativa. Davvero non mi aspettavo che a sole 3 stelle performasse in questo modo. Avevo anche qualche dubbio sul suo kit e invece il suo cage è semplicemente meraviglioso. Applica una pressure assurda, tantissimi danni, anticover continuo, vanishing. Davvero è un personaggio con un potenziale altissimo. Ora, non so se la sua miglior lineup rimarrà Droids o uscirà qualcosa di più top tier per una Godly, per esempio in future strano, qualcosa con Gokuza, poi vedremo comunque nel corso della season. Comunque, personaggio strapromosso, davvero sono contentissimo che sia anche così forte. Io vi saluto e ci vediamo stasera in live alle ore 21, mi raccomando.